mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Sono Enrico. Una delle cose che faccio nella vita è gestire questa struttura, Bed and Breakfast. Siamo a Ballada, una delle frazioni di cui tengo, in Valle Cervo, e questo progetto è nato una decina d'anni fa, quando sono venuto qua casualmente per fare una passeggiata con un'amica. Ho visto questa casa che era praticamente sotto forma di rudere, mi sono un po' innamorato del luogo, di queste pietre, e mi sono detto potrebbe nascere qualcosa. Allora ho iniziato a informarmi su quanto poteva effettivamente costare e l'ho pagata 4.000 euro con un po' di terra qua intorno, e mi sono detto ma quasi quasi la tengo lì, poi qualcosa succederà nella vita in futuro. E dopo un po' di anni che ho girato anche per lavoro, però questo era sempre un posto fisso per me, un luogo dove sapevo che c'era, che l'avevo comprato anche se era tutto diroccato, mio padre un giorno mi telefona e mi dice ma quella casa lì che hai comprato, quel rudere, facciamone qualcosa. E allora ho capito che mi appoggiava ed è iniziata l'avventura, una sorta di riscoperta del rapporto anche con mio padre. È nata questa avventura che è durata quasi 5 anni, di pietra per pietra, sacchetto di cemento dopo sacchetto di cemento portato su a spalle, e abbiamo ricostruito completamente questa casa, che ho deciso anche di farla diventare la mia dimora per un po' di anni. Poi i casi della vita mi hanno portato anche fuori da qua, un po' in giro per il mondo, un po' a Milano, e quando io e la mia compagna siamo tornati qua a Biella abbiamo deciso che questa casa poteva diventare anche un bed and breakfast, una struttura per accogliere e condividere. Due parole per me abbastanza chiave. Scrivo un matafuegos, scrivo salvavidas. E poi insomma, oltre a questo, la mia professione lavorare per Viaggi Miraggi con tour operator di turismo responsabile, che lavora in 50 paesi del mondo a contatto con progetti di commercio eco, progetti sociali, cooperative di donne, e in tutti i viaggi che organizziamo c'è la componente legata a queste progettualità. Ecco, quindi questo è il tipo di sviluppo che sogno da tanti anni, anche proprio nel mondo dei viaggi e del girovagare. Diciamo che da quando sono adolescente credo di aver scoperto di soffrire di una malattia di cui non si guarisce, che è la dromomania, che è quella di cui sono affetti anche i Rom, e da quando sono adolescente non ho mai smesso di viaggiare, e ultimamente finalmente per fortuna i miei due figli mi hanno un po' ancorato a questo mondo, e quindi sto viaggiando meno, se non per lavoro, qualche volta anche per svago, diciamo. L'inglese è che possa diventare un bel laboratorio proprio di comunità anche diffusa, perché tutto il biellese ha tantissime peculiarità paesaggistiche, produttive, di opportunità che veramente spaziano in un così piccolo territorio in veramente tante bellezze, anche di gente che ci sta scommettendo su questo territorio. Il futuro potrebbe essere veramente creare questo sistema relazionale che dà in qualche modo, sfocia in una sorta di comunità diffusa anche su tutto il territorio, in cui c'è veramente bellezza e gente che ha voglia di esprimere questa bellezza vivendola e mettendosi in gioco in prima persona. Ecco. Il cambiamento per me è una grandissima opportunità di riflessione per la cittadinanza, per gli abitanti di un luogo, di alcuni territori, in particolare probabilmente quelli più piccoli, che hanno anche delle potenzialità di relazione, di umanità, di confronto, ma forse più accettabili che una grande città. E quindi il cambiamento è sicuramente mettere in moto un sistema relazionale basato sulla complicità, sulla condivisione, sulla reciprocità, che può portare a anche degli sviluppi di conseguenza su quello che è l'ambiente, su quello che è la produzione, su quello che è l'utilizzo delle risorse del mondo, perché condividendo
e creando un sistema sano di relazioni di comunità ci sarà meno bisogno di sfruttare anche la terra. Quindi secondo me il cambiamento va in quella direzione, verso un mondo che pian piano si struttura sempre più in comunità, forse per certi versi tornando anche un po' indietro magari con l'usufrutto, però l'utilizzo delle tecnologie di oggi si potrebbero veramente ambire a dei cambiamenti molto molto interessanti, ecco. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.